Ciao, sono Fiorella Falconi, ho 26 anni, sono peruviana ma dal 2007 che abito in Italia. Mi sono trasferita per fare i miei studi universitari nella Università di Genova, dove mi sono appena laureata nella laurea magistrale di Economia dell'Istituzione Finanziaria. Fra le competenze che ho maturato in questi anni, sicuramente ci sono per prima quelle accademiche, come nell'ambito matematico, statistico, economico, ma anche le competenze a livello personale, come ad esempio la comunicazione interculturale, che è stato un sviluppo in questi anni grazie a che sono stato in un paese con un'altra cultura, ma che anche ho conosciuto tante persone di diversi paesi. Un'altra caratteristica sicuramente che ho è che sono una persona molto organizzata, responsabile, e quella è la caratteristica che si vede di più, è sicuramente la mia determinazione in fare le cose. Sono una persona anche molto positiva e solare che tenta di mettere un sorriso in tutto quello che fa. In Italia ho già maturato le esperienze lavorative presso un broker assicurativo dove avevo mansioni di contabilità, amministrazione e anche gestione dei sinistri, e penso che adesso sia arrivato il momento in cui ho bisogno di un'altra esperienza all'estero, perché mi sono resa conto in questa che ci sono degli infiniti vantaggi, come ad esempio conoscere nuove persone, ma anche il mettere le mie conoscenze in pratica in un altro settore, in un altro paese, soprattutto in un'altra lingua. Anche tutte le abilità che uno può sviluppare in una esperienza all'estero servono nel futuro, sia nella vita personale e soprattutto in quella professionale, che sicuramente mi faranno diventare una persona più attraente per il mondo del lavoro in un futuro. Ho cominciato già a muovermi per trovare un tirocinio all'estero grazie a che mi sono messa in contatto con il progetto Get Mobile e mi sono iscritta alla Get Connecting Zone, nella quale ho già cominciato a avere dei riscontri di aziende all'estero che, a seconda del profilo che cercano, hanno cominciato a contattarmi e a vedere se possiamo fare qualcosa insieme. Sicuramente consiglierei a tutti quelli che conosco di fare un'esperienza all'estero, perché ho già vissuto nella mia vita questa esperienza e penso che uno non può solo che arricchirsi maggiormente.